Dopo l'incontro con i rappresentanti dei trasporti, si torna a parlare della gratuità del servizio pubblico per studenti e pendolari. Lo fa Luciano D'Amico, candidato presidente alla regione con il patto per l'Abruzzo. Una scelta possibile, dice D'Amico, già attuata in altre città europee e anche italiane, un modo per andare incontro ai cittadini e unire le aree interne alla costa. Le parole di D'Amico a margine della presentazione dei candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Pescara. Assolutamente sì, è fattibile e auspicabile. È fattibile perché il costo che comporta è un costo decisamente sostenibile per le casse della regione e soprattutto è un costo infinitamente meno rilevante rispetto ai grandi vantaggi. Con lo scopo di utilizzare i mezzi pubblici. Realizzare la transizione ecologica riducendo l'uso del mezzo privato e quindi le emissioni di gas serra, realizzare una politica di equità e giustizia sociale perché il mezzo pubblico viene utilizzato in larga parte dalle fasce della popolazione economicamente svantaggiata e non è giusto che studenti, pendolari, anziani debbano sostenere anche il costo del biglietto per esercitare il loro diritto alla mobilità, che è un prediritto rispetto al diritto allo studio, al diritto al lavoro, al diritto alla salute. E poi da ultimo è da fare, da realizzarsi al più presto perché è il modo migliore per ricucire le aree interne con le zone costiere e noi vogliamo che i tanti Abruzzi restino tali per pluralità di tradizione, di cultura, di capacità di concorrere alla comunità unica, grande del grande Abruzzo, ma che possano soprattutto essere ricuciti tra di loro e possano dar vita e dar corpo ad un'unica grande comunità regionale.